buongiorno a tutti. Porto un saluto del direttivo dell'Associazione Culturale Pediatri Umbria, in particolare la nostra presidente, dottoressa Carla Berardi, e siamo alla fine, come dicevo, Olimpia, del progetto Comunità della per la Lettura 06, progetto all'interno del bando del CEPEL, del Centro per la Lettura e il Libro, che approfitto per ringraziare per l'opportunità che ci ha dato attraverso questa possibilità di eseguire questo progetto. E vorrei ringraziare innanzitutto il nostro partner principale, cioè l'Assessorato alla Cultura Regionale, che ci ha permesso sia nella fase progettuale sia nella fase esecutiva di realizzare tutte le azioni che abbiamo messo in campo nel nostro progetto. Un ringraziamento va anche all'Associazione Italiana Biblioteche Umbria, che ci ha dato un grosso supporto, poi vedremo, soprattutto nella formazione, all'Associazione Onlus Mattio Incodici Tari Castello, che da sempre ci ha dato un grande supporto ai progetti per la promozione della lettura, alla Facoltà di Filosofia di Scienze Sociali Umane e di Formazione dell'Università di Perugia, che ci ha dato un supporto attraverso la loro attività didattica, alla Inner Wheel Club di Perugia, questo club che ha contribuito anche in senso economico, soprattutto in particolare all'acquisto di libri e alla formazione per l'utilizzo dei libri per bambini con bisogni di apprendimento speciale, alle farmacie comunali AFAS, che ci hanno aiutato per la diffusione della conoscenza del progetto, al sistema bibliotecario Umbro e ai centri educativi territoriali, che all'interno del progetto Edu Sostenibile, che è finito nel settembre del 21, ha contribuito a lavorare come contrasto alla povertà educativa e inserendo il tema della lettura come uno dei temi da proporre ai genitori. Un ringraziamento poi particolare va a tutti gli attori nel territorio di queste azioni, che sono i pediatri di famiglia, che sono le ostetriche dei consultori, che sono il personale della neuropsichiatria, le logopediste, che sono ovviamente le bibliotecarie, che sono gli educatori sia dei nidi che delle scuole dell'infanzia, che sono i volontari, che hanno avuto un ruolo importante, avranno un ruolo importante. In questi 14 mesi del progetto noi abbiamo investito più della metà del nostro budget per l'acquisto di libri. Considerate che più di 6.000 libri sono stati acquistati e consegnati ai pediatri di famiglia per ottimizzare quello che è il loro intervento educativo che fanno durante il bilancio di salute di 12 mesi, in cui insieme all'azione di promozione la lettura viene regalato il primo libro alle famiglie. Abbiamo acquistato dei libri che stiamo per consegnare anche alle ostetriche dei consultori familiari, in modo che le possano usare durante i corsi preparatori al parto, quando parlano dei vantaggi della lettura intrafamiliare. E abbiamo acquistato più di 600 libri inclusivi, in genere sono libri con la comunicazione aumentativa alternativa, che abbiamo distribuito fra i centri di neuropsichiatria della nostra provincia e le biblioteche, in modo da arricchire gli scaffali che quasi tutte le biblioteche già avevano di questi libri. Poi abbiamo organizzato 6 corsi di formazione, che mi permetto di dire di grande qualità, perché ci siamo appoggiati per 3 di questi al Centro per la Salute del Bambino, che è un'eccellenza in Italia per la formazione della promozione della lettura. Uno di questi è stato un corso di base su Proprio su Nati per Leggere, cui hanno partecipato alcuni pediatri giovani che non erano stati formati in passato, molte ostetriche dei consultori, alcuni bibliotecari di nuovo arrivo che non avevano fatto i corsi che la regione aveva fatto in passato e molti del mondo educativo. Poi ultimamente, stando proprio in questi giorni, sono finiti 2 corsi importanti per volontari, quindi attraverso il CSB abbiamo raggiunto la formazione di 60 volontari distribuiti in maniera abbastanza equa su tutti i territori della nostra provincia e differenziati anche per professionalità, in modo da avere una multidisciplinarità anche all'interno del volontariato. Poi abbiamo fatto, attraverso l'aiuto dell'AIB Umbria Nazionale, 2 corsi molto importanti, fatti nel aprile dell'anno scorso, uno sul come si può fare a proporre la lettura usando i mezzi a distanza, cioè online, considerando il periodo critico della pandemia. E un altro corso, stato molto importante, è stato fatto sull'utilizzo e su come si vengono proposti i libri in bocca, di tutta una comunicazione aumentativa alternativa,
in modo da preparare bibliotecari, volontari e anche a qualche insegnante a come proporre alle famiglie con bambini con bisogni particolari dell'apprendimento questo tipo di libri. L'ultimo corso fatto pochi giorni fa, secondo noi molto importante, è stato il corso che ha fatto la scuola romana di fundraising, appunto sul fundraising, cioè su come in un territorio ben definito le persone possono all'interno, cioè presentando un progetto forte, richiedere risorse economiche. Un ringraziamento finale poi lo farei all'esperto di statistica Nicola Falocci, che ha progettato e gestito la fase sperimentale del nostro progetto, che è quello della messaggistica, e credo che poi Nicola in pochi minuti ci farà una sintesi del progetto molto complesso che lui ha portato a termine. Io direi che, detto questo, mi fermerei a dire che, ecco, una cosa che non ho detto, che ci tengo molto, che questi libri che abbiamo donato, portato ai pediatri, agli ostetrici, ai centri di neuropsichiatria e alle biblioteche, sono stati elaborati da un gruppo di lavoro gestito dalla professoressa Rita Boccanera dell'AED Umbria e naturalmente con l'aiuto di Olimpia Bartolucci dell'assessorato alla cultura, di Cinzia Biani e Luisa Faloia come bibliotecarie, di Luisa Dicitore e Elisabetta Filippucci come insegnanti e di Maria Filomia come coordinatrice pedagogica. In più, a distanza dal Piemonte, abbiamo avuto il supporto di Susi Soncin, che è una formatrice di NPL della Regione Piemonte. Questo per dire che ogni passaggio delle nostre azioni è stato così progettato in maniera che fosse estremamente razionale, fosse estremamente di qualità e fosse aggiornato per quelle che sono le indicazioni attuali. Io, prima di dire un proprio seguimento del pomeriggio, direi che tutti i temi che sono stati trattati in questi 14 mesi, in particolare nei corsi, spero che questi temi diventino azioni da portare avanti, anche perché il progetto Comunità per la Lettura finisce fra pochi giorni, ma queste azioni che noi stiamo provando tutti insieme a portare avanti da anni continuano nella nostra provincia, nella nostra regione, in modo da creare una vera rete, una vera comunità per la lettura. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, vi porto il saluto di AIB Umbria, ringrazio Corrado Rossetti che mi ha preceduto per l'ideazione del progetto in collaborazione con la Regione dell'Umbria, ringrazio tutti i partecipanti che, come sentirete e vedrete, sono stati tantissimi. Il contributo di AIB Umbria a questo progetto si è concretizzato sostanzialmente in un paio di azioni tipiche, cioè intanto la partecipazione di un rappresentante AIB Umbria, la professoressa Maria Rita Boccanera, al gruppo di selezione dei volumi che sono stati poi acquistati e distribuiti nei luoghi dove si è promossa appunto l'azione progettuale. Inoltre noi abbiamo provveduto a donare una copia per le biblioteche delle zone sociali della nuova bibliografia AIB Umbria aggiornata al 2021 e l'altra tipologia di azione formativa è stata quella di organizzare ed erogare due delle azioni formative previste nel progetto, una prima azione, cioè un corso organizzato secondo il format dell'AIB, si è svolto ad aprile e ha riguardato la promozione della lettura attraverso i social e la messaggistica. È stato tenuto da Cristina Bambini, che è stata social media manager per tantissimi anni della biblioteca di Pistoia, la San Giorgio, per un totale di 8 ore di lezione. Tutte le azioni formative, in considerazione della situazione pandemica del 2021, sono state erogate in modalità FAD. Questo corso ha visto la partecipazione di più di 40 persone, un'alternativa aumentativa, e i libri in simboli o ad altre tipologie di libri destinate a bambini con difficoltà linguistiche oppure con bisogni speciali.
E questo corso ha avuto una durata di complessive 7 ore e mezzo ed ha visto la presenza di ben 6 docenti, 3 del centro di Milano Verdello per la comunicazione aumentativa alternativa, una esperta qui in sede, Roberta Palazzi, e due ulteriori esperti, tra cui Franco Fornaroli, bibliotecario esperto appunto nei libri appunto per ragazzi. E questo corso è stato molto più seguito da circa quasi 90 partecipanti. In entrambi i casi i corsi hanno visto, com'è nel format IB della formazione, la somministrazione al termine di un test per la verifica delle competenze acquisite e il rilascio di un attestato di partecipazione che per i soci IB ha valenza anche di riconoscimento di crediti formativi. Ecco, la cosa che mi ha colpito di più è stato vedere come questa formazione che è stata erogata è stata immediatamente utilizzata da chi partecipava al progetto e con evidenti ricadute attive come la realizzazione immediata di post, creazione di vere e proprie pagine Facebook e la riprova è stata alla fine l'organizzazione di ben più di 60 eventi per la settimana Nati per Leggere. Quindi molta soddisfazione di aver contribuito in prima persona perché sono stata coinvolta direttamente nell'organizzazione di queste azioni formative. E un ringraziamento veramente grande a tutti coloro che hanno partecipato e che si sono veramente dimostrati disponibili, pronti a essere attivi e propositivi per questo progetto. Quindi abbiamo intenzione di proseguire queste attività di queste comunità per la lettura, pieni di entusiasmo appunto per il futuro, per questo anno 2022, ma anche per la prima parte del 2023, quando terminerà il mio mandato. Però ho intenzione appunto di impegnarlo in modo proficuo e quindi stiamo già organizzando azioni che continuino appunto questi progetti di promozione, questo progetto di promozione alla lettura che si conclude adesso nei primi giorni del mese di marzo, nei primi giorni del mese di aprile, ma che vedrà appunto la continuazione di questo spirito di promozione di comunità per la lettura. Grazie a tutti. Grazie Monica, grazie ad Albunda per il grande apporto dato al progetto, a Monica Fiore in particolare per l'organizzazione dei corsi e alla professoressa Margherita Boccanera per il grande lavoro di scelta di tutti questi libri che sono stati acquistati. E a questo punto passo la parola alla dottoressa Antonella Pinna, che è la dirigente del servizio di Regione Umbria, valorizzazione dei beni culturali. Prego. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Ora io ho solo una brevissima introduzione per riassumere un po' le nostre attività che sono state già ampiamente citate sia dal dottor Rossetti che la presidente dell'AIB Monica Fiore e ricordare comunque il ruolo che da anni come regione stiamo cercando di svolgere nell'interesse di questo. Chiamiamolo movimento, non è soltanto un progetto, è diventato insomma occasione di sviluppo, occasione e di confronto, di crescita professionale. Penso che l'incontro di oggi pomeriggio sia veramente anche rappresentativo delle diverse anime che intorno al programma, che può cambiare nome, può chiamarsi oggi Comunità per la Lettura 06, così come prima si chiamava Nati per Leggere, così come è stato in parte in vitro. Domani non so come si chiamerà, ma il nome non è così importante. L'importante è che continuiamo in un solco che è stato già aperto, arato e che continua a essere comunque fecondato da tanti apporti e via via che si allargano le collaborazioni diventa sempre più importante. Noi intanto nel ringraziare tutti quelli che hanno operato in prima persona, sono stati coinvolti, si sono fatti coinvolgere, quindi hanno partecipato anche ai corsi,
E questo è veramente un ringraziamento che va a tutti, e proprio per ricordare che stiamo creando una comunità. Abbiamo creato una comunità e nel segno della comunità vogliamo continuare ad andare avanti. In questo, naturalmente, ci pensiamo che soltanto il lavoro che partiva giustamente dalle biblioteche, così come partiva dall'azione dei pediatri, sempre benemerita l'Associazione Culturale dei Pediatri dell'Umbria, quindi all'interno della famiglia l'abbiamo voluto estendere anche agli altri luoghi dove si fa cultura in questa regione. Quindi ci piace anche, come dire, pensare e ragionare un po' all'interno dell'ufficio e un po' fuori con tutti i nostri colleghi, amici e amiche che stanno nelle biblioteche, nei musei, negli ecomusei, tutti quelli che hanno voluto ospitare attività, come per dire l'estensione dei punti nati per leggere all'interno dei musei, cosa non scontata inizialmente quando noi vedevamo soltanto i libri, dove stanno i libri. Bene, cominciamo a portare i libri dove normalmente non ci stanno, con questo ricordo i distretti sanitari, appunto i musei, gli asili, naturalmente le scuole. E questo, come dire, oppure creare occasioni di incontro. C'è una cosa che sta crescendo, ci sta crescendo un po' tra le mani, che è la Festa dei Boschi, che, come dire, ci porta nella natura, ma abbiamo incominciato a radicare e ogni anno cresce l'idea che andiamo a leggere un po' all'aria aperta. La promozione di questo progetto si è attuata naturalmente attraverso la rete bibliotecaria, però ha trovato chiaramente anche un sostegno in una delle attività che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che continuiamo a fare per l'anno in corso, che è quella dei patti per la lettura. Patti per la lettura in tutte le zone sociali vedono tra gli obiettivi, tra i punti essenziali proprio della creazione della comunità che sottoscrive il patto, quelle che sono anche le azioni di progetto proprio per i più piccoli e tutto quello che deve essere, come dire, parte dal coinvolgimento delle reti territoriali per la lettura, quindi tutto il nostro lavoro di Nati per Leggere, e arriva fino alle istituzioni. Le istituzioni che ogni tanto hanno bisogno, lo dico per prima, come soggetto istituzionale, di essere rinfrescate, un po' rinvigorite. Quindi patti per la lettura che non intendono essere soltanto come dire, degli adempimenti burocratico-amministrativi, ma hanno anche lo scopo di portare le azioni e lo spirito delle azioni a livello istituzionale proprio per continuare ad essere a un livello alto di attenzione. Ora, è chiaro che questo può avvenire soltanto se appunto a livello di comunità, e quindi parlo delle diverse anime che possono essere appunto non soltanto quelle della cultura, quelle della salute, l'istruzione, il mondo del sociale, sul quale ancora abbiamo, forse probabilmente anche con l'aiuto vostro, ve lo richiediamo, la necessità di essere più presenti e più, come dire, più interattivi. Dell'organizzazione dei corsi avete già parlato e non sto a ridire che questa è stata una delle cose che sono state più apprezzate, un po' perché abbiamo tutti voglia di imparare. Tra le tante cose brutte della pandemia, l'idea che possiamo stare così come oggi in una videoconferenza oppure ad apprendere, oppure occasioni che magari in altri momenti sarebbero state anche difficili da cogliere proprio per l'esigenza di spostarsi, di essere fisicamente presenti. Ecco, accanto a tante cose brutte che quest'idea della videoconferenza ci fa risuonare nella testa, questa è la possibilità invece di accedere a corsi o accedere allo scambio con altre persone che condividono con noi degli obiettivi e delle metodologie. Devo dire, è stata molto utile. L'altra cosa sulla quale siamo stati impegnati, naturalmente, la scelta dei libri, la loro distribuzione, è un lavoro per il quale io devo chiaramente ringraziare i colleghi, in primis Olimpia Bartolucci, naturalmente, e tutti i colleghi della sezione biblioteche, perché è anche un lavoro fisico, un lavoro di organizzazione, un lavoro di logistica, i pacchi che devono essere organizzati, fatti, distribuiti. E questo però è anche un segnale del fatto che, insomma,
è un lavoro che ha anche, come dire, quel tipo di manualità che è richiesto anche per l'apprendimento. Da un certo punto di vista ci fa bene rimanere sempre nel concreto. E i libri chiaramente sono il segnale che continuiamo ad aggiornare gli strumenti anche messi a disposizione dei lettori, dei bambini. Grazie E anche in questo percorso naturalmente siamo stati anche coadiuvati dall'università, dal dipartimento FISUF dell'Università di Perugia e ci ha fatto molto piacere, per esempio, grazie alla professoressa Filomia, incontrare anche gli studenti anche loro che sono nell'ambito della loro formazione professionale, tanto diciamo universitaria, ma in vista di una professione hanno bisogno anche di confrontarsi con quello il mondo, diciamo, di quello che succede fuori e quindi ci ha fatto anche molto piacere parlarne e anche con loro tenerci, come dire, sempre un occhio e un'attenzione a quello che è veramente la ricerca e, come dire, lo sviluppo più teorico, parlando dal pratico che dicevo prima, invece alla teoria, che, come dire, non sottovaluto perché muove moltissimi degli spunti che stanno alla base di questi progetti. Il discorso Devo interrompere perché stiamo andando un pochino fuori tempo. Guarda, ho fatto anche perché, e tra l'altro ti ringrazio perché anch'io alle 3:30 ho un'altra, come si chiama, un'altra videoconferenza in cui si parlerà invece di tutt'altro, ma forse di cose che hanno anch'esse a che fare con la lettura e digitalizzazione PNRR, di cui magari poi in un'altra occasione terremo informati anche la nostra comunità. Ringrazio ancora tutti e vi auguro una buona prosecuzione di questo incontro. Grazie, scusate, sono stata un po' lunga. Io ringrazio molto Antonella Pinna per la grande attenzione che ha dedicato a questo progetto, permettendo a tutti noi, insomma, della sezione di poterci lavorare nel corso del tempo. A questo punto passo la parola invece a Nicola Falocci, che è un esperto di statistica, che per il progetto si è occupato di un'azione sperimentale. E Nicola, ti passo la parola. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Sì, mi sono occupato di un'azione sperimentale. Ho preparato alcune slide in modo tale che non guardiate soltanto la mia faccia, ma possiate vedere qualcosa di forse un pochino più interessante. Si vede, sì. Ok. Sì, benissimo, grazie. Bene, dunque vi parlerò di MPL, un intervento di promozione della lettura, pochissimi minuti ovviamente. Non è un errore di battitura, perché MPL sta per messaggi per leggere. Il nome di questa sperimentazione che abbiamo voluto portare avanti nell'ambito del progetto Comunità per la Lettura 06, ed è pensata come una sperimentazione che si innesta dentro l'attività di Nati per Leggere. Per questo abbiamo scelto anche questo acronimo MPL, perché in ogni caso rimanda a qualcosa di storicamente ormai ben definito e ben consolidato. Infatti, non è qualcosa di nuovo in realtà per certi aspetti, perché è pensata come un'attività di rinforzo alle attività che vengono portate avanti in particolare dai pediatri e dagli operatori delle biblioteche di pubblica lettura. Perché ci è venuta in mente, diciamo così, la necessità di mettere in atto anche un modulo sperimentale all'interno di questo progetto? Perché è vero da un lato che Nati per Leggere ha creato veramente le fondamenta di una comunità per la lettura e che tutto quello che si sta muovendo oggi dipende, è anche frutto di tutta l'attività che da 20 anni viene portata avanti da questo punto di vista. Ma ci sono an ancora dei margini di miglioramento, perché da un punto di vista proprio, lo dico da statistico, Nati per Leggere si configura male come un intervento pubblico in senso stretto. Cosa intendo dire intervento pubblico? Cioè un'azione che in qualche modo ha delle caratteristiche standardizzate. Nati per Leggere, in alcuni aspetti,
questa standardizzazione non ce l'ha ancora. Mi riferisco ad un'adesione frammentaria da parte dei pediatri, non è una critica, è un, diciamo, un elemento oggettivo. La parola frammentaria non significa scarso impegno, significa adesione a livelli differenziati, diciamo così. Il trattamento, con la parola trattamento si intende in ambito di intervento pubblico, di analisi delle politiche pubbliche, appunto l'azione che viene inoculata per raggiungere una serie di risultati. Ecco, il trattamento dentro una per leggere certe volte non è omogeneo per tutti i bambini, anche all'interno degli stessi di territori, diciamo, circoscritti. Questo per una serie di circostanze che non dipendono dalla cattiva volontà, ma dipendono anche da, come dire, vincoli esterni. Uno di questi è quello che ho scritto nel punto successivo, cioè le risorse finanziarie che spesso non sono certe e programmate nel lungo periodo. Per cui bisogna fare conti spesso con dei vincoli di bilancio o di risorse finanziarie che sono abbastanza stringenti. Il progetto Comunità per la Lettura sicuramente è da questo punto di vista una boccata d'ossigeno, perché ha dato la possibilità, come diceva chi mi ha preceduto, di investire notevolmente in formazione e nell'acquisto di libri. Uno degli aspetti che però da statistico mi creava un pochino più di insoddisfazione era il fatto che in tutti questi anni in Umbria non c'era mai stato un tentativo di valutazione dell'attività. Non intendo una valutazione legata al sentire, legata all'impressione che tutto quanto funzioni in maniera positiva. Intendo proprio una valutazione di tipo empirico, cioè la creazione di evidenza empirica che in qualche modo possa restituire non soltanto ai soggetti che creano questa comunità, ma tutta la comunità regionale, tutti i cittadini, i risultati dell'efficacia delle azioni che vengono portate avanti. Ed è per questo che nasce la sperimentazione MPL, che si basa, ho già avuto modo di dirlo in occasioni precedenti, ma mi sembrava utile riportarlo qui per coloro che ascoltano questo discorso per la prima volta. Si basa sull'idea di behavioral nudge. Che cos'è? Un incoraggiamento. Infatti, come dicevo prima, non è un qualcosa di profondamente nuovo. È un'azione di incoraggiamento. Un incoraggiamento a che cosa? Ad adottare dei comportamenti che in generale vengono ritenuti desiderabili. Nell'ambito del nostro progetto, ovviamente, comportamenti legati alla lettura in famiglia. Infatti, la parola nudge viene tradotta in italiano proprio come incitamento o spinta gentile, spinta ad attuare dei comportamenti che di per sé non sarebbero, come dire, naturali. Un esempio molto carino che ho trovato su internet riguarda questo. L'immagine che vedete è la cassetta per inserire i mozziconi delle sigarette che sono state installate in moltissimi parchi londinesi. Per evitare un comportamento non desiderato che i fumatori gettino i mozziconi a terra, sono state ideate queste cassette con delle domande, con dei sondaggi, con dei pool. Questo qua, per esempio, risale un po' a qualche tempo fa questa immagine, però mi sembrava carina mostrarla. Chi è il più grande giocatore di calcio del mondo, Ronaldo o Messi? E le persone sono invitate a votare proprio inserendo il proprio mozzicone nella cassetta, piuttosto che gettarlo a terra. Questo è un qualcosa di, un'azione, un incitamento. Infatti qui sotto c'è lo slogan, litter is in our hands, let's wise up and beneath. Cioè, ecco, ci vuole poco in fondo per attuare un comportamento
positivo. Allora, in cosa consiste Messaggi per leggere? In una cosa molto semplice, che le famiglie dei bambini ricevono da parte del proprio pediatra, e questo è importante, dei messaggi periodici che incoraggiano i genitori alla lettura con i propri bambini, con i figli. E i messaggi possono consistere in consigli, riferimenti bibliografici, dei video dimostrativi, suggerimenti pratici oppure inviti ad eventi in biblioteca oppure sul territorio. Gli esempi, uno dei messaggi che è stato inviato in questo periodo, che fa parte di questa sperimentazione, è questo qua, proprio per darvi un esempio molto semplice. Un messaggio inviato dal pediatra. Cari genitori, leggendo e raccontando storie al vostro bambino, stimolerete la sua capacità di attenzione e concentrazione. Avrà un vocabolario più ricco e maggiore proprietà di linguaggio da grande. Tutto ciò lo aiuterà a scuola in futuro. Ecco, i genitori delle famiglie in questi ultimi 3 mesi hanno ricevuto una serie di messaggi nel proprio cellulare. Uno di questi era quello che ho letto. Un altro era quest'altro messaggio. Cari genitori, vi invito a vedere questo interessante video con la testimonianza di una mamma per la cui bambina leggere è diventato un gioco. In questo link, il titolo di questo video si chiama Leggiamo, sì, non lo vediamo ora per mancanza di tempo, ma lo potete trovare su YouTube, ed è un video in cui la mamma mostra come gioca con i libri assieme alla propria bambina. Insomma, di fatto sono stati inviati una serie di messaggi, però con una modalità di tipo sperimentale, cioè una vera e propria sperimentazione scientifica. Infatti non tutte le famiglie del nostro territorio, della nostra regione, hanno ricevuto i messaggi di incitamento alla lettura, ma soltanto un campione di esse, che sono state selezionate in maniera casuale, cioè come le palline estratte da un'urna. È quello che nella metodologia della ricerca viene chiamato un esperimento randomizzato con un gruppo di controllo. Inoltre, per l'invio dei messaggi è stata sfruttata una piattaforma già esistente che si chiama Pediatotem, che già viene utilizzata da diversi pediatri nella nostra regione. In particolare, cosa abbiamo fatto nell'ambito del progetto? Abbiamo innanzitutto invitato tutti i pediatri che possiedono questa piattaforma ad aderire all'iniziativa. 8 pediatri, tra quelli che utilizzano Pediatotem, hanno aderito all'iniziativa, i quali hanno circa complessivamente 1000 bambini in carico. Di questi 1000 bambini, di queste 1000 famiglie in realtà, queste 1000 famiglie sono state suddivise in 2 gruppi in maniera casuale, tenendo conto anche del sesso, dell'età e del pediatra di riferimento. Abbiamo quindi formato 2 gruppi. Un primo gruppo che abbiamo chiamato sperimentale, al quale è stato inviato un questionario iniziale con il quale abbiamo in qualche modo indagato le abitudini della famiglia prima dell'inizio dell'invio dei messaggi. A questo gruppo sono stati mandati periodicamente, circa 1 alla settimana, un po' più ravvicinati in realtà, 20 messaggi di incoraggiamento alla lettura nell'arco degli ultimi 3 mesi, e poi un questionario finale al termine del progetto. Invece le famiglie del secondo gruppo, il gruppo di controllo, hanno ricevuto soltanto il questionario iniziale, identico a quello delle altre famiglie, un unico messaggio di incoraggiamento alla lettura che è stato inviato sotto forma di augurio di Natale a dicembre, e poi riceveranno al termine del progetto un questionario che andrà ad indagare appunto i vari comportamenti legati alla lettura. Che cosa ci si aspetta? Ci si aspetta, vorremmo che le famiglie che hanno ricevuto i messaggi di incitamento alla lettura in questi 3 mesi abbiano in qualche modo risvegliato il proprio desiderio di fare qualcosa in più rispetto a coloro che non l'hanno ricevuti. Infatti la sperimentazione ci consente essenzialmente, come dicevo all'inizio, di valutare l'intervento, cioè valutare l'efficacia in questo caso di strumenti di rinforzo all'azione dei pediatri, cosa che renderebbe il loro lavoro anche più semplice da un punto di vista gestionale.
La cosa importante da questo punto di vista è che si tratta di un intervento standardizzato. Infatti tutte le famiglie hanno ricevuto la stessa forma di incoraggiamento, cioè gli stessi 20 messaggi, negli stessi tempi e nelle stesse modalità. Ed è questo che consente di capire se l'intervento è risultato efficace oppure no. Che cosa valuteremo con il questionario finale? Valuteremo il gradimento dei messaggi, quindi capire se questa tipologia di informazione, di comunicazione è ritenuta dalle famiglie utile, interessante, se i messaggi non sono troppi, se sono troppo pochi, se il loro testo non è ritenuto interessante e così via. Ma soprattutto l'efficacia dei messaggi, cioè cosa induce a fare la ricezione di un messaggio. In particolare, non si sarebbero verificati in assenza del trattamento. Ed è per questo che è necessario avere un secondo gruppo di famiglie, il gruppo di controllo, perché questo ci fa da termine di paragone. Le famiglie che non hanno ricevuto i messaggi è come se non avessero ricevuto nessuna incitazione alla lettura. Ed è per questo che ci aspettiamo che in queste famiglie, si comportino abitualmente. Il mio tempo è scaduto, come sentite dal mio timer. Vi prego di andare alle conclusioni. Ecco qui le conclusioni. Allora, la cosa interessante di questa sperimentazione è che i costi, si dovesse risultare efficaci, i costi di implementazione sono veramente contenuti. Il dottor Rossetti diceva prima che il grosso dell'investimento del progetto è andato nell'acquisto dei libri e nella formazione. Per questo progetto sono stati veramente stati necessarie pochissime risorse finanziarie, e questo rimarrebbe tale quale anche in un'eventuale estensione a tutta la regione, a tutte le famiglie. Ma una cosa importante è che, a seconda di quello che verrà fuori da questa valutazione, sarà possibile capire in che modo incrociare, in qualche modo studiare l'invio di messaggi personalizzati sulla base di caratteristiche particolari delle famiglie o anche sulla presenza di bisogni specifici del bambino e anche delle loro famiglie. E poi, come dicevo sempre all'inizio, può rappresentare un impulso a migliorare anche tutta l'esperienza di Nati per Leggere, sia in una maggiore diffusione, sia in una migliore implementazione. Grazie. Benissimo, ringrazio molto Nicola, un lavoro veramente molto interessante che in parte spero, ci auguriamo tutti che rappresenti un po' anche un pezzo del futuro, insomma, del nostro programma Nati per Leggere Umbria. E per capire esattamente quello che è accaduto dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, perché l'invio di messaggi è terminato da poco e Nicola già sta lavorando e portando a conclusione il suo report. Bene, a questo punto entriamo un po' nel vivo del nostro incontro e diamo la parola abbiamo alcune testimonianze, cioè di tutte queste attività che sono state realizzate nel corso di questi 14 mesi. Come dicevo prima, abbiamo chiesto ad alcuni dei protagonisti di raccontarci un po' la loro esperienza. E partiamo dalla pediatra di famiglia, dalla dottoressa Maralina Frigeri. Benvenuta. Buonasera a tutti. Allora, il coinvolgimento dei pediatri di famiglia nel progetto Comunità per la Lettura 06 è stato grande e si è mosso in continuità con quello che i pediatri della nostra regione stanno facendo ormai da tanti anni. Noi pediatri abbiamo aderito a Nati per Leggere in maniera volontaria già da quando Nati per Leggere si è proposto. E poi però l'adesione è diventata istituzionale, strutturale, con dei progetti regionali. Il primo di questo è stato Leggere fa bene alla salute, che è datato 2012, quindi sono 10 anni fa. E con questo progetto tutti i pediatri della regione si impegnavano e si sono impegnati a presentare Nati per Leggere, i vantaggi
che la lettura in famiglia comporta per lo sviluppo dei bambini al terzo bilancio di salute, cioè a 6 mesi. Poi rinforzare e ricordare questo messaggio fino al quarto bilancio di salute, a 12 mesi, in cui veniva proposto il dono del libro. L'azione dei pediatri e di tutti noi all'interno dei bilanci di salute è poi proseguita con il progetto Salute Infanzia 2.0, che ha fatto parte del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, in cui la promozione della lettura e la presentazione di Nati per Leggere, questo era all'interno di come buona pratica da proporre ai genitori fin dai primi mesi di vita, una buona pratica e tra le buone pratiche forse la più importante proprio per sostenere lo sviluppo dei bambini e sostenere la genitorialità. Ora il progetto Comunità per la lettura di questo anno passato ci ha permesso appunto di continuare su questo solco, cioè presentare i vantaggi della lettura, coinvolgere i genitori in questa azione di proposta precoce a tutti i bambini in famiglia e di donare il libro. È stato ricordato più volte durante quest'ora passata di quante migliaia di libri sono arrivati ai pediatri e attraverso di noi a tutte le famiglie dei bambini all'età di 1 anno. Il dono del libro è considerato ormai una delle azioni più efficaci di promozione appunto della lettura, dato in un momento particolare, in un momento dei primi mesi di vita, accompagnando il dono del libro all'invito a frequentare le biblioteche. Quindi elemento di grande continuità e di continuare quel solco, no? Prima si diceva di frammentarietà dell'intervento, non è vero, i progetti non dovrebbero mai essere annuali o frammentari, ma se possiamo avere, e diciamo in questo la Regione ci ha aiutato a strutturare un'azione nei riguardi di tutta la famiglia da parte di tutti i pediatri. Poi, come diceva lo statistico che mi ha preceduto, ci sono anche modi personali diversi, no? Però definire precisamente che l'intervento deve essere fatto all'età di 6 mesi e poi ripetuto nel corso dei mesi fino a un dono del libro, traccia anche un'omogeneità il più possibile, reale di un intervento. Il progetto Comunità per la lettura ha presentato però anche degli elementi di novità nel nostro lavoro e ne traccio tre fondamentalmente. Uno è stato quello di dare un'attenzione particolare ai bambini con bisogni speciali. Attenzione che ha bisogno di una sensibilizzazione nei vari contesti in cui il bambino vive, quindi la scuola, i servizi territoriali dedicati ad essi, i centri culturali, le famiglie stesse, e ha bisogno di formazione, come è stata fatta, e ha bisogno di strumenti particolari, perché trovare all'interno delle biblioteche dei libri in simboli o dare la possibilità alle scuole di avere libri in simboli e di utilizzarli nel contesto in cui i bambini con bisogni speciali vivono, rappresenta un salto per quei bambini che rischierebbero di rimanere esclusi da questa pratica della lettura. Ed essi invece sono quelli che forse più di altri, ma direi come gli altri, non più di altri, ma come gli altri ne hanno bisogno. Altro elemento innovativo è quello di rafforzare la rete, questa comunità. Per fare comunità c'è bisogno di dedizione, di continuità, di pazienza, di istituzioni vicine, e avere una rete intorno alle famiglie fatta dai pediatri, dai bibliotecari, dalle insegnanti dei nidi delle materne, dai musei, appunto abbiamo detto, dai servizi territoriali,
genera quel sapere comune che può coinvolgere i genitori, le persone, gli adulti di riferimento, che si rendano conto che leggere in famiglia con i bambini cambia la vita dei bambini stessi. Altro elemento innovativo è appunto la partecipazione dei pediatri, e questo l'ho lasciato per ultimo, ma lo considero davvero importantissimo, la partecipazione dei pediatri, non di tutti i pediatri, ma di coloro appunto dotati di Pediatotem, a questa sperimentazione messaggi per leggere, per arrivare a una valutazione, alla possibilità di una valutazione di efficacia di questo intervento educativo e culturale. Non siamo tanto abituati a valutare i nostri interventi sul sociale, sul culturale, ma valutare significa portare all'attenzione delle persone, ma anche della politica, delle azioni che hanno bisogno di sostegni economici, continuità, e quindi dare dati è importante. Quindi i pediatri che sono chiamati non solo a un'azione diretta nei confronti dei propri assistiti, di fare squadra con chi sta intorno ai bambini, ma anche portare, provare a dare dati di efficacia, penso che sia un passo importante. Quindi un anno che ci ha permesso tante cose, una continuità ma anche un'innovazione, e un piacere di stare con tutti voi. Grazie. Grazie a dottoressa Figlieri per essere stata certamente nei tempi, è stata bravissima, e per aver portato la sua preziosa testimonianza, portando poi a sintesi quelli che sono gli elementi innovativi che stanno di questo progetto Comunità per la Lettura 06. Grazie. A questo punto passo la parola invece ad una bibliotecaria, Raffaella Tarava, e non anticipo nulla. Prego, Raffaella. Scusa. Ti puoi anche presentare brevemente, così sì. Grazie. Allora, innanzitutto volevo salutare tutti, grazie per l'invito, e volevo salutare in particolar modo Mariolina Frigeri, che è la dottoressa di famiglia, e il suo intervento mi ha emozionato moltissimo, perché oggi mio figlio compie 20 anni, Mariolina Matteo. E quanto libri hai letto con lui? Sì, e ricordo ancora il giorno in cui Mariolina regalò a Matteo non era il suo primo libro, ma insomma, ecco, uno dei suoi primi libri. Per cui sono proprio una testimone vivente del progetto Lettura con Matteo, che oggi compie 20 anni e ha la sua biblioteca della vita, la chiama così. E, allora, il mio intervento comunque è relativo all'attività che abbiamo svolto in seguito al corso a cui ho partecipato nell'aprile del 2021, corso che è stato già ricordato, promuovere la lettura 06 in famiglia utilizzando i social e la messaggistica. E poi l'utilizzo che abbiamo fatto all'interno delle biblioteche degli ebook donati. Relativamente al primo punto, intanto forse non mi sono presentata, mi occupo di 8 biblioteche, che sono le biblioteche dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, e sono piccole biblioteche di comuni appunto che si sono associati in questa unione. Sono le biblioteche di Bevagna, Campello sul Crituno, Castel Ricaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi. Spero di non averne dimenticata nessuna. Ho frequentato questo corso con la dottoressa Cristina Bambini, che, come è stato ricordato, è la social media manager e anche bibliotecaria, ecco, che ci ha mostrato molti esempi, ci ha insegnato anche l'utilizzo di alcuni strumenti come Canva, per esempio, per la realizzazione
di post, premetto che già le nostre biblioteche, dall'inizio della gestione da parte della nostra cooperativa, che è il Sistema Museo, erano già state dotate delle pagine, di una pagina Facebook e di un profilo Instagram. Dopo il corso abbiamo deciso di creare un gruppo Facebook legato appunto alla pagina Facebook delle biblioteche e l'abbiamo chiamato Piccoli Lettori 06. Perché abbiamo voluto creare questo gruppo specifico? Perché ecco, all'interno della pagina Facebook e del profilo Instagram andava un po' tutta la promozione delle biblioteche relativa al pubblico in generale, insomma, no? Quindi sia per i piccolini sia per i grandi. Invece, appunto, attraverso questo gruppo abbiamo voluto creare uno strumento più specifico, ecco, con il quale dialogare in qualche modo con i genitori che hanno bambini 0-6 anni sull'importanza della lettura condivisa in famiglia fin dai primi mesi di vita e sul suggerire alcuni titoli specifici presenti all'interno delle biblioteche e non ultimo, insomma, la promozione anche delle attività svolte per le famiglie. Dopo aver creato il gruppo, ci siamo posti il problema di come promuovere l'adesione a questo gruppo e quindi abbiamo chiesto alle scuole di ciascun comune di promuovere all'interno appunto delle scuole dell'infanzia e della prima classe della primaria l'adesione, ecco, la comunicazione e l'adesione a questo gruppo. Ci sono state alcune adesioni, ovviamente non tutti hanno un profilo Facebook, quindi per partecipare al gruppo è necessario avere questo profilo Facebook, quindi non si riesce a raggiungere tutti, però questo è un po' il limite che abbiamo trovato, però insomma è comunque un qualcosa in più, è un qualcosa in più. Ecco, successivamente siamo partiti con una programmazione. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato dei video delle sezioni Nati per leggere delle nostre biblioteche e quindi abbiamo realizzato questi 8 video in famiglia, nel senso l'abbiamo fatto con strumenti proprio elementari, con il cellulare, poi montati. E intanto abbiamo così fatto vedere, insomma, a tutti coloro che erano registrati, appunto, i video e le immagini di tutte le biblioteche, perché magari c'erano coloro che appartenevano al comune di Castel Ritaldi, per esempio, che non conoscevano la biblioteca di Trevi e viceversa, insomma, per cui attraverso questi video abbiamo comunque fatto girare un pochino le immagini di tutte le biblioteche. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo promosso appunto i nuovi acquisti, i libri, facendo delle copertine particolari, accattivanti, in modo tale da far conoscere tutti i nuovi acquisti arrivati nelle varie biblioteche. Poi abbiamo partecipato, era aprile, quindi subito dopo c'è stato il Maggio dei Libri, abbiamo partecipato al Maggio dei Libri con una programmazione dal titolo Leggimi con amore 06, e appunto era collegata al tema dell'anno scorso del Maggio dei Libri, che era legato alla parola amor. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle videoregistrazioni per promuovere anche in questo caso appunto i libri legati al tema dell'amore e quindi libri albi illustrati sempre per bambini 0-6 anni e
una promozione sempre per la lettura fin dai primi giorni di vita. E, poi all'interno del gruppo, successivamente, insomma, al Maggio dei Libri, terminato il Maggio dei Libri, abbiamo promosso le varie iniziative che abbiamo svolto nelle varie biblioteche, tra cui quella estiva che abbiamo chiamato la Biblioteca Fuori, perché le biblioteche sono uscite nei giardini, nelle piazze dei vari comuni e abbiamo svolto appunto letture del programma Nati per Leggere appunto all'aperto. Continuiamo a fare costantemente promozione di libri e della lettura attraverso foto, attraverso video legati a momenti speciali dell'anno, Natale, Pasqua, ricorrenze particolari, la giornata della terra, dell'acqua, eccetera, eccetera. E tra l'altro, ecco, condividiamo anche video presenti magari su YouTube realizzati sia da Nati per Leggere che da pagine specializzate, non so, in letteratura per l'infanzia, per l'adolescenza, ecco, come il blog, non so se conoscete, di Teste Fioriti di Roberta Favia e simili, insomma, ecco. Benissimo. E questo, ecco, per quanto riguarda il corso. Poi invece per quanto riguarda gli in-book, ecco, è stato detto che si sono stati donati molti libri da parte della CP Umbria, appunto nell'ambito del progetto Comunità per la Lettura 06. E le nostre biblioteche hanno appunto acquisito questi libri e abbiamo deciso, avevamo già una piccola parte di libri in book, ma i comuni hanno deciso anche di destinare parte del finanziamento del Ministero per l'acquisto dei libri all'implementazione appunto di libri in comunicazione aumentativa alternativa. Quindi abbiamo creato in ogni biblioteca un piccolo scaffale che sarà sicuramente, ecco, ampliato anche con il nuovo finanziamento, si continuerà insomma ad ampliarlo ovviamente, però insomma c'è stata la volontà da parte dei comuni di creare una piccola sezione di questi libri all'interno delle biblioteche. Ho finito. Nel corso poi della settimana Nati per Leggere abbiamo creato un incontro divulgativo dal titolo Gli in-book, la comunicazione aumentativa alternativa, strumenti efficaci per leggere tutti. E è stato molto partecipato dagli insegnanti, genitori, educatori e quindi ecco, questo è quello che abbiamo fatto. Grazie per l'attenzione. Grazie davvero Raffaella per averci accompagnato lungo questi 14 mesi con queste nuove rubriche appunto create sui social nell'ambito del progetto Comunità per la Lettura, di avere creato queste nuove sezioni in book appunto con i libri donati dal progetto che poi, per di capire, hanno stimolato adesso ulteriori acquisti, quindi mi sembra un importante risultato. Io ti ringrazio tantissimo per questa preziosa testimonianza e a questo punto invece passo la parola ad un'ostetrica, la dottoressa Castelli Antonella, ricordando che nell'ambito del progetto Comunità per la Lettura è stato organizzato anche un incontro nell'ambito del progetto della manifestazione di Regione Umbria, Umbria Libri, proprio dedicato agli ostetri, che è una figura importantissima e attraverso la quale si allarga la rete della comunità della lettura 06. Prego, dottoressa, le do la parola. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie a nome di tutte le ostetriche che hanno partecipato al corso di formazione, ma anche di coloro che pur non avendo partecipato al corso hanno conosciuto il progetto Nati per Leggere attraverso, diciamo, una formazione a cascata e diffondono ogni giorno, collaborano nel diffondere ogni giorno il messaggio dell'importanza della promozione della lettura precoce.
Personalmente conoscevo gli obiettivi e le finalità del progetto Nati per Leggere da diversi anni, ma questo corso di formazione mi ha dato l'opportunità di approfondire alcuni aspetti relativi alla genitorialità positiva e responsiva, scusate, e alla necessità, all'importanza di dedicare del tempo di qualità ai bambini. I messaggi chiave che ho un pochino estrapolato da questo corso e che rinforzano le competenze, le mie competenze anche come ostetrica, sono l'ascolto e il rispetto dei tempi di apprendimento e la modalità e rispetto della modalità espressiva del bambino. Che poi sono le basi sulle quali si fonda la relazione affettiva e che sono alla base anche dell'apprendimento prima ancora che il bambino impari a leggere, impari, insomma, abbia le capacità proprio di leggere. Quello che ho appreso da questo corso è ho conosciuto un po' meglio i ruoli dei vari attori, diciamo così, per quanto riguarda il ruolo del pediatra nella promozione della lettura precoce in famiglia e il suo sostegno alla genitorialità attraverso l'uso del libro. Inoltre, conoscere anche le caratteristiche dei libri, entrare nei particolari, la composizione del libro, il materiale di cui è fatto il libro e l'importanza di avere dei libri dedicati alle varie fasce di età del bambino. E le caratteristiche stesse proprio del libro, quello che andiamo a scoprire col bambino nei contenuti, ma anche la modalità di proporli. Quindi, ho conosciuto meglio la figura del lettore volontario e la sua incapacità di coinvolgere, la sua capacità di donare qualcosa anche ai genitori che possono a loro volta essere promotori di questa scoperta del libro attraverso la loro presenza costante e affettiva con i propri bambini. Quindi la lettura a bassa voce e la lettura dialogica e il significato che ha nella relazione con i propri genitori, scoprire e imparare attraverso l'affetto. Questo è un messaggio bellissimo che come ostetriche ci sentiamo di restituire, perché l'ostetrica è l'operatore che promuove le buone pratiche di prevenzione e di promozione della salute già in fase prenatale. Quindi rispetto ad altri operatori di questo progetto abbiamo la possibilità di venire a contatto con i genitori molto precocemente. E incontriamo quindi le mamme in un contesto ambulatoriale, che è quello del consultorio, oppure nei gruppi di accompagnamento alla nascita, dove incontriamo appunto mamme in gruppo oppure coppie. E mentre il momento ambulatoriale è individuale, personalizzato, nel gruppo c'è anche una migliore circolarità delle informazioni e c'è un coinvolgimento, quindi abbiamo la possibilità di anticipare dei concetti che poi vengono sviluppati dal pediatra ai successivi bilanci di salute e preparare quindi i genitori invitiamo i genitori a parlare, a leggere, a cantare, quindi a utilizzare la voce come strumento di relazione col proprio bambino. E abbiamo visto che oltre a rinforzare le competenze genitoriali, si va a favorire proprio un legame affettivo col bambino già in pancia,
Quindi nel momento stesso in cui diciamo questo alla mamma, al papà, vediamo veramente i loro occhi che diventano grandi e un sorriso sul loro viso che di soddisfazione, di piacere nel fare questo. Quindi li avviciniamo molto alla relazione col bambino. E riscopro un po' nei volti di queste mamme l'espressione che i bambini hanno quando loro stesse leggono una favola ai propri bambini. Quindi li invitiamo a un momento di benessere, proprio a partire da lì. Cioè, quando raccontiamo questa cosa, attiviamo delle aree cerebrali che sono quelle del rilassamento, del benessere, della serenità. Cosa che poi sarà veicolata attraverso il libro. E quindi, oltre che in una fase precoce, possiamo fare questo anche durante la gravidanza, possiamo farlo anche dopo la nascita. E insieme all'accudimento, passare anche questi concetti, rinforzare ulteriormente questi concetti. Soprattutto per quei bambini che hanno dei bisogni speciali, perché spesso le mamme tendono a leggere di meno a questi bambini. Quindi dare un rinforzo è creare una migliore relazione. Quindi attraverso la lettura a bassa voce si può favorire la relazione madre-bambino e in questo momento specificare proprio, rinforzare che lo sviluppo cognitivo sarà sicuramente migliore, perché il bambino nell'ascolto imparerà più parole, nell'ascolto, nel guardare il volto della propria mamma che parla, che articola dei suoni con i movimenti proprio anche della bocca, le espressioni del viso, imparerà molte più cose. Quindi il contatto fisico che il bambino ha con la mamma, il tono della voce, lo sguardo, la vicinanza, lo porteranno a desiderare ancora questo momento e lo porteranno a desiderare di imparare poi pian piano a migliorare la lettura e a conoscere attraverso la presenza dei propri genitori. Bene. ho quasi concluso, insomma, ecco. Questo rinforzo può essere fatto anche nel momento delle vaccinazioni. Cioè, nel momento in cui i bambini arrivano al servizio vaccinale, noi abbiamo fatto diversi incontri con queste mamme. E come esperienza, cioè, l'indicatore più bello è proprio quello di essere partecipi quando lo invitiamo. E ultimamente purtroppo tutto viene veicolato attraverso Skype e non in presenza, perché è difficile riuscire a fare dei gruppi. Vi ringrazio dell'ascolto. Grazie a Tessa Castelli per la sua testimonianza. Per citare l'evento di Umbria Libre, che era quando leggere una questione di pancia, per l'appunto. Esatto. Ma infatti Comunità per la Lettura non finisce qua, perché sono già stati messi in distribuzione anche dei libri che verranno donati da parte del progetto ai vari consultori. E quindi proprio alle conferenze vostre attività avrete anche la possibilità di realizzare una piccola biblioteca nell'ambito dei consultori, e Comunità per la Lettura poi andrà oltre, perché la stessa cosa si cercherà di fare anche nei punti vaccinali. Benissimo, la ringrazio tantissimo. Bene, adesso invece do la parola ad un'altra figura professionale. Abbiamo detto che i libri sono stati distribuiti non solo ai pediatri ma alle biblioteche, ma sono arrivati anche ai centri di neuropsichiatria infantile e anche ai servizi integrati dell'età evolutiva. E con noi abbiamo a portare la sua testimonianza la dottoressa Elena Vitaloni, logopedista. Grazie. Invece ci passiamo la parola invece a un'altra testimonianza, che ci viene invece dal mondo dei nidi, quindi da una educatrice che ha partecipato al corso dei volontari nati per leggere. Con noi c'è Costanza Bianchi e do subito la parola. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera, mi sentite? Sì, benissimo, grazie. Ok, perfetto.
Allora, innanzitutto devo dire che questa è stata un'esperienza che mi ha veramente riempito un po' tutto tondo e arricchito, perché comunque nonostante già conoscevo il progetto, tra l'altro ci avevo anche fatto la mia tesi di laurea, quindi insomma ero abbastanza preparata, devo dire che insomma il corso è stato veramente progettato molto molto bene. E ci ha dato la possibilità, come diceva anche la dottoressa Fastelli, di diciamo ampliare un po' quello che era il nostro bagaglio di conoscenze, soprattutto per quanto riguarda proprio tutti i ruoli, no, che collaborano all'interno del progetto. Una cosa veramente, secondo me, importante è stata anche la possibilità di poter anche ascoltare, purtroppo soltanto online, come abbiamo detto per il discorso del Covid, anche diverse modalità di lettura. E quindi questo anche per noi comunque è importante perché ovviamente sappiamo benissimo che non c'è bisogno di dover insomma recitare o interpretare un libro in chissà quale modo, ma comunque che esistono anche dei ritmi di lettura. Quindi questa è una cosa per noi insomma che ci ha aperto un po' un mondo e abbiamo proprio riscontrato dopo che abbiamo sentito anche Cucurullo insomma che leggeva un libricino che mi sembra che era Zuppa di Sasso. Come poter, diciamo, leggere questo libro ai bambini e verificando anche proprio nel loro volto questo cambiamento. Era il libro che comunque leggevamo ai bambini un pochino più grandi della fascia d'età dei 3 anni e abbiamo sperimentato che qualcuno, insomma, che prima si annoiava, letto in un'altra modalità, adesso proprio è diventato il libro tra i preferiti. Quindi questa è stata una bellissima cosa. La possibilità anche di poter conoscere un pochino più a fondo anche il sito. Proprio come è strutturato e quindi anche la possibilità di poter vedere che esistono delle tipologie di libri, insomma, no? Per tutte le fasce d'età che possono consultare tutti, quindi c'è proprio la bibliografia intera del Nati per Leggere, anche questo insomma è molto importante sia per noi come educatori, per poter anche noi stessi acquistare dei libri magari anche mirati, dopo l'accennerò, comunque noi facciamo ogni anno i progetti educativi. In base insomma a diverse attività, diversi temi e quindi anche lì è importante perché comunque insomma possiamo prendere dei libri abbastanza mirati anche sotto questo punto di vista. Scusate un attimo che mi si sta scaricando, scusate il computer, prendo al volo la carica, scusate. Prego. Intanto ti ringrazio per questo feedback che ci arriva direttamente dai bimbi del vostro asilo, insomma, che hanno apprezzato molto queste nuove modalità di lettura. E nel frattempo ho visto anche che la dottoressa Vitaloni ha riprovato a fare il collegamento, quindi poi se tutto funziona bene le daremo tra poco la parola. Ai Nivi, vediamo. Eccomi, penso che ci sono. Benissimo. Scusate. Quindi ecco, dicevo appunto che come tipologia di corso, insomma, ci ha sicuramente allargato e ampliato e ci ha aiutato anche, diciamo, a ovviamente far conoscere alle famiglie diversi aspetti. Io mi sono fatto ovviamente portavoce della mia equip educativa, perché comunque noi siamo 10 educatrici, siamo un nido molto grande perché abbiamo 54 iscritti. E quindi questo ci ha anche permesso di poter divulgare alle famiglie in maniera anche un po' diversa da quello che è semplicemente la semplice locandina o comunque la brochure che comunque abbiamo anche consegnato all'incontro che abbiamo fatto di inizio anno alle famiglie e abbiamo riscontrato che comunque quasi tutti conoscevano benissimo il progetto. Quindi penso che questo insomma è anche un riscontro più che positivo perché vuol dire che c'è anche un passaparola sia tra le famiglie che comunque anche con i pediatri e i bibliotecari e noi educatrici che funziona. E proprio per questo motivo dicevo, ecco, la figura dell'educatore all'interno del progetto è sicuramente importante per vari aspetti, ma secondo me il primo e il più importante è proprio il supporto a quella che è la figura del genitore. Molto spesso i genitori ci chiedono com'è il bambino quando noi leggiamo. E quindi se è vero che lui ascolta come noi gli raccontiamo, se è vero che lui è attratto, che è vero, se è vero che lui è interessato, perché purtroppo invece loro dicono a casa così non è. E quindi rimangono delle volte stupiti.
Noi abbiamo cercato di invogliare i genitori a fare con noi una specie di gioco e quindi abbiamo fatto una proposta per far vedere ai genitori, insomma, come funziona questo momento di lettura, facendo degli incontri che abbiamo definito genitori a tante tinte. Tante tinte è il nome del nostro asilo nido. Quindi i genitori sono venuti nel nostro nido di pomeriggio. I bambini non c'erano, quindi c'erano solo i genitori, e abbiamo, diciamo, fatto interpretare a loro stessi la figura del bambino. Quindi praticamente gli abbiamo dato i libricini che sono tra i più amati dai bambini e innanzitutto abbiamo chiesto a loro di leggerli come loro volevano, insomma, come loro avrebbero letto poi al bambino. E cercando poi magari anche di animare un po' i personaggi, quindi gli abbiamo fatto fare anche un gioco di ruolo dove loro dovevano tra genitori accordarsi chi faceva la parte di chi e leggere il libro, però come se loro fossero proprio anche un po' bambini, per fargli vedere che non è che bisogna pensare a chissà quale tipo di lettura, ma ecco che leggere è soltanto un modo per creare una relazione vera e propria con il bambino. E quindi loro, ecco, hanno sicuramente rivalutato tantissimo questa tipologia di proprio di relazione con i propri bambini. E la cosa, insomma, che ci ha fatto riflettere molto è stata che in questo periodo di pandemia, e ovviamente riflettere in positivo, i genitori ci hanno confessato di aver comprato tantissimi libri, anche su Amazon, perché purtroppo non si poteva uscire, e questo, insomma, l'ha aiutati anche a creare una relazione ancora più intima con i bambini, anche sotto, tra virgolette, un po' costrizione. E questa è stata sicuramente una cosa molto bella. Quindi, diciamo, noi, ovviamente il compito dell'educatore, come spieghiamo sempre ai genitori, è quello di creare dei momenti, delle esperienze, proprio per prenderci cura del bambino stesso. E quindi la lettura è proprio l'esperienza, secondo me, la migliore esperienza che uno può fare per dedicare del tempo buono da passare col proprio bambino. E quindi finalmente poi quest'anno, sperando che appunto questa pandemia finisca definitivamente, vogliamo riaprire anche una piccola biblioteca che avevamo all'interno del nostro nido, inserendo anche un progettino che abbiamo pensato, che è quello proprio di far portare ai bambini stessi il loro libro preferito e di scambiarlo poi con gli altri bimbi del nido. Quindi qualcuno anche se vuole donarlo, insomma, non sarebbe male, abbiamo pensato anche a questa tipologia che non è male. E abbiamo anche pensato di fare proprio una specie di ogni tanto di riunione, di punto d'ascolto delle famiglie. Da dedicare anche magari con dei volontari che vengono a leggere dei libricini, magari anche inerenti sempre al nostro progetto educativo, per esempio quest'anno facciamo il progetto sull'alimentazione e quindi sarebbe carino anche coinvolgere appunto un volontario che ci legge un libricino ad hoc proprio sul tema, magari anche all'aperto, perché comunque noi abbiamo uno spazio molto bello, molto grande fuori, vorremmo cercare di fare ecco, questo lavoro. E Ottimo. quindi ecco, insomma, io non so se mi sono dilungata No, troppo, però ecco, il mio benissimo, obiettivo Costanza, grazie tantissimo. Mi sembra tantissimi temi, risultati positivi, insomma, avete fatto tantissime cose, insomma, quindi questo corso veramente ha dato i suoi frutti. Quindi speriamo che presto si possa organizzare anche un incontro con altri guidi proprio per lo scambio di queste importanti buone pratiche. Grazie ancora. Bene, adesso provo a grazie. ridare la parola alla dottoressa Vitaloni, se è collegata con noi. Eccomi, buonasera, mi sentite? Benvenuta. Ecco. Allora, sì, io rappresento, parlo a nome del servizio di neuropsichiatria infantile di Città di Castello, che già da tanto tempo aderisce ai progetti nati per leggere e promuove la lettura ad alta voce come buona pratica da condurre abitualmente sin dall'età precoce e dalla prima infanzia. In particolar modo, diciamo, in epoca prepandemica, assieme ad una collega, abbiamo anche utilizzato i libri e la lettura dialogica per stimolare il linguaggio in bambini che nella fascia 2-3 anni non parlavano ancora. E, assieme alla
rapporto che abbiamo instaurato con la biblioteca comunale, ci è stato fornito un cospicuo quantitativo di libri, di varie tipologie di libri che abbiamo potuto presentare ai genitori e con i quali abbiamo appunto attuato un percorso terapeutico indiretto sui loro bambini attraverso la lettura dialogica. E, oltre a ciò, avevamo già creato all'interno del servizio una biblioteca nella quale già era presente qualche ebook. Con questo progetto, però, diciamo che quindi con la fornitura di ulteriori ebook, abbiamo approfittato e avuto l'opportunità di focalizzare l'attenzione in questa particolare tipologia di libri che ancora è poco conosciuta. Il ruolo del nostro servizio è stato un po' quello, visto che anche noi nella pratica, noi logopediste nella pratica clinica ci troviamo a lavorare con bambini che hanno difficoltà di linguaggio, difficoltà comunicative, ci troviamo spesso a proporre l'utilizzo di una comunicazione alternativa, aumentativa, e quindi l'utilizzo di simboli e anche di ebook. Poter usufruire di questi libri anche durante i trattamenti, o le valutazioni in presenza dei genitori, che oramai spesso sono in stanza di terapia, ci consente non solo di mostrare loro come vengono letti, cosa sono, ma soprattutto diciamo che loro hanno l'opportunità di vedere quanto i simboli riescono a catturare l'attenzione dei loro bambini. E per cui diciamo questo progetto ci ha consentito di riallacciare nuovamente i rapporti con la biblioteca comunale e con la responsabile, attuale responsabile Patrizia Montani, che ha aderito entusiasta appunto al progetto e subito ci ha chiesto di fornirle una bibliografia di ebook per poter arricchire ancor più l'angolo che poi è stato appositamente dedicato all'esposizione di questi libri, ben visibili per chi transita proprio all'interno della biblioteca. E, oltre a lei abbiamo contattato altri enti, altri partner della comunità educante, tra cui appunto la coordinatrice pedagogica dei nidi, e due lettrici volontari che sono Simonetta Silini, esperta nelle letture ad alta voce, e Elisa Serafini, che è un'esperta proprio di ebook. E con loro, grazie alla partecipazione quindi di tutti questi partner, siamo riusciti a organizzare due eventi di lettura di ebook in biblioteca, ai quali hanno partecipato i bambini di due sezioni del nido, accompagnati dagli adulti di riferimento all'uscita dall'asilo, appunto, e sono stati raggiunti subito dalle rispettive educatrici e accolti in un'apposita stanza adibita allestita per l'occasione, in cui tutti hanno potuto partecipare a questo particolare tipo di lettura che viene svolto. Al termine delle letture è stato presentato l'angolo in cui sono attualmente disponibili molti titoli di libri scritti in simboli. Prima di questi eventi, però, con anche la collega Letizia Giovannini, le due lettrici volontarie hanno tenuto un incontro con tutte le educatrici degli asili nido per spiegar loro, informarle sull'esistenza degli ebook, che cosa sono, a chi si rivolgono e come vengono letti, e dove oggi è anche possibile reperirli facilmente in biblioteca, appunto. Diciamo che è stato molto importante questo intervento perché ci siamo accorti che
anche tra le educatrici, le poche che conoscevano questi libri in particolare, non ritenevano di doverli magari tenere all'interno della loro biblioteca o leggere a chiunque. Ecco, questo è stato forse uno degli aspetti no, più interessanti, insomma, che ci ha fatto capire che è importante appunto parlarne, promuoverli, leggerli e così via. Quindi diciamo che noi vorremmo tutte insieme e anche allacciando nuovi rapporti di rete, portare avanti il progetto anche con le scuole per l'infanzia e la primaria con cui collaboriamo regolarmente. Benissimo. Concluderei così. Grazie, professor Iannoni, per questa bellissima testimonianza, no? E per averci anche ricordato come si siano attivate anche queste collaborazioni con la biblioteca comunale, no? Con i volontari. Insomma, mi sembra anche qui un ottimo risultato, poi tutto un lavoro che poi ovviamente va portato avanti con il coinvolgimento delle scuole, questa grande attenzione ai libri inclusivi che e quindi spesso noi diamo tanto per scontato quando in realtà non è, in realtà diciamo la conoscenza di questo tipo di, bisogna molto lavorare sulla conoscenza di questo tipo di libri. Io ringrazio tantissimo e a proposito di volontari, invece adesso abbiamo la testimonianza di Raffaella Pellegrini che ha partecipato proprio a un corso per lettori volontari. Le do subito la parola, grazie. Sì, grazie, grazie E mille, buon Raffaella, pomeriggio. se ti interrompo, io mi volevo scusare perché in realtà avremmo dovuto concludere adesso, ma purtroppo siamo un po' fuori tempo. Vi prego di rimanere con noi per ascoltare poi dopo la testimonianza di Raffaella, la testimonianza di Marianna Bucchi che andrà a concludere proprio con il patto della comunità per la lettura. Prego Raffaella, grazie. Sì, cercherò di essere brevissima, quindi. Allora, buonasera a tutti, io sono Raffaella Pellegrini e sono un'insegnante di scuola secondaria di primo grado e da pochi giorni sono una nuova volontaria del progetto di Nati per Leggere. Ringrazio il dottor Rossetti per avermi e l'Associazione Culturale Pediatri dell'Umbria per avermi dato questa possibilità quindi di partecipare a questo corso. Un corso che è stato veramente ricco di spunti, di informazioni, è andato ad accrescere ancora di più la consapevolezza dell'importanza quindi di leggere i libri. Io lo facevo già prima come mamma, poi successivamente come educatore all'interno di un museo e poi ora appunto come insegnante. Questo corso quindi è stato un corso molto interessante perché poi eravamo persone, diciamo, un gruppo eterogeneo, eravamo persone diverse per età, per collocazione geografica, per professione e competenze, però tutte eravamo, siamo state e siamo appunto accomunate dall'amore per i libri e dal desiderio quindi di trasmettere questa passione, questo interesse anche ai bambini e alle loro famiglie. Quindi abbiamo proprio sposato in pieno quello che è l'obiettivo di questo progetto nazionale, che è quello di appunto della lettura dialogica condivisa in famiglia già dai primissimi anni. Da questo corso quindi sono venute fuori numerose idee, ci ha permesso quindi di poter formare dei piccoli gruppi e di poter iniziare a progettare delle azioni locali che possono in qualche modo estendere quello che è il progetto nazionale. E quindi sono appunto sono emerse idee, spunti, azioni che potrebbero essere e verranno, speriamo, insomma, nel giro di poco tempo messe in campo. Tutte queste azioni però sono appunto accomunate da quelli che sono i principi, no? Fondamentali di questo progetto e che poi sposano anche appieno naturalmente il progetto di comunità per la lettura 06 e che sono quindi la precocità, la centralità della famiglia e poi un altro aspetto molto che per me in realtà è molto importante, è quello di cercare di arrivare a tutti e a tutte.
E questo perché si ricollega un po' a quella che è la mia esperienza personale, che si lega in particolare ai libri tattili, che sono appunto dei libri particolari, perché permettono, proprio per la loro specificità, per la loro particolarità, una lettura che va, una doppia lettura, diciamo, una che è quella che si fa con gli occhi e un'altra appunto che è quella che si fa con le mani, perché appunto sono dei libri che sono naturalmente creati per persone che hanno disabilità a livello visivo, quindi per bambini non vedenti e ipovedenti, ma che in realtà sono dei libri altamente inclusivi, un po' come i silent book, che permettono quindi di poter essere letti dal pubblico appunto più vasto e in contemporanea. E immaginiamo quindi una madre che legge al proprio figlio ipovedente o non vedente con gli occhi, mentre il proprio bambino appunto va a fare un'esplorazione con le mani. E riporto un piccolo laboratorio, l'esperienza che è stata fatta appunto pochi giorni fa presso la biblioteca Sandro Penna di San Sisso, biblioteca che mi ha invitato appunto a condurre un laboratorio proprio di realizzazione di libri tattili. E qui sono state appunto è stato interessante perché hanno partecipato comunque dei genitori, delle mamme principalmente, che hanno proprio prodotto e realizzato un libro tattile, però da poter leggere poi con i propri, da riportare a casa e poi leggere con i propri bambini. Concludo dicendo che appunto questo corso è stato veramente interessante e uno degli spunti che sicuramente mi è rimasto più impresso è una frase che se cambiamo l'inizio della storia, cambiamo tutta la storia. Quindi ecco, grazie a tutti. Grazie a Raffaella Pellegrini per la sua testimonianza. A tal proposito, visto che hai parlato anche di libri tattili, ricordo che nell'ambito del progetto Comunità per la Lettura sono stati acquistati anche dei libri tattili dalla Federazione Nazionale Procechi di Roma. E oltre a quindi la distribuzione di questi libri alle biblioteche di pubblica lettura, è previsto poi. Più avanti, questo accadrà nel mese di aprile perché c'è una ricorrenza importante della Federazione Procechi per i 100 anni. Ci sarà proprio una mostra che verrà realizzata ad Assisi, dove i bibliotecari che hanno ricevuto questi libri potranno approfondire le loro conoscenze proprio sull'utilizzo e anche la promozione di questi bellissimi libri. Grazie, Raffaella. Bene, e allora per ultima, ma non per questo poco importante, l'intervento di Marianna Bucchi. Lei è bibliotecaria ed è referente per il fatto della lettura della zona sociale numero 9, che ha svolto un grandissimo lavoro perché è stato il primo patto che è stato firmato nel 2021 ed è qui con noi e le passo subito la parola. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ho preparato una brevissima presentazione che adesso condivido con voi. La vedete? Ancora no? Allora, vediamo, condividi. È apparsa sullo schermo? Sì, adesso sì, grazie. Perfetto. Allora, in vista dell'incontro di oggi pomeriggio, in questi giorni ho avuto modo di ripercorrere le fasi che hanno portato alla stipula del patto locale per la lettura della zona sociale 9, di cui Spoleto appunto è comune capofila. Ed è stato proprio in occasione della prima riunione, nella quale è stato presentato il progetto Comunità per la Lettura 06, che si è iniziato a parlare dell'istituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale finalizzato all'elaborazione del piano regionale triennale per la lettura, da realizzare attraverso il patto regionale per la lettura e i patti locali per la lettura. Il progetto Comunità della Lettura, quindi 06, in continuità con Nati per Leggere, ha rappresentato proprio il punto di partenza nell'elaborazione del piano regionale triennale per la lettura. L'importanza della lettura precoce in famiglia è stato più volte ribadito in tutto quest'anno, no? Nei vari incontri, anche oggi pomeriggio, cioè quindi la lettura ad alta voce ai bambini a partire proprio dai 1.000 giorni di vita, viene esplicitata sia nelle premesse che nelle finalità del patto locale per la lettura, poiché favorisce lo sviluppo cognitivo e affettivo ed è determinante di salute per il bambino, rafforza la relazione genitore-figlio e si attua proprio attraverso il coinvolgimento delle reti territoriali per la lettura, Nati per Leggere Umbria, e dei servizi sanitari e sociali,
delle reti regionali della salute materno-infantile e della promozione della salute. Il patto viene stipulato a livello di zona sociale, in linea anche con quanto previsto dal piano sociale regionale circa la programmazione e la gestione associata dei servizi e interventi sociali territoriali. L'adozione di questa articolazione territoriale, grazie anche alla corrispondenza con i distretti sanitari e coordinamenti pedagogici di rete, favorisce lo sviluppo e il rafforzamento di politiche congiunte di promozione della lettura precoce in famiglia, e anche l'attivazione di alleanze e sinergie interistituzionali e interprofessionali per lo sviluppo di azioni coordinate, sistematiche e capillari, di sensibilizzazione di tutti i contesti familiari, educativi, sociali e sanitari sulla lettura, come più volte ribadito, fattore di benessere psicofisico e sociale per i bambini, i ragazzi e gli adulti. Quindi possiamo dire che Comunità per la Lettura 06 rappresenta davvero il fulcro del patto locale per la lettura, dal quale poi si dipanano molteplici azioni di promozione della lettura che mirano a raggiungere anche fasce di età diverse, quindi adolescenti, adulti e anziani. Poiché la lettura è determinante di salute per tutti, in quanto favorisce il benessere dell'individuo e della comunità nel suo complesso. Inoltre il patto mira a rendere la lettura accessibile a tutti, anche questo è un concetto che più volte è stato ribadito nel pomeriggio, in particolare alle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento e bambini con bisogni educativi speciali. Inoltre si prefigge di promuovere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con un più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale. Tra i soggetti attuatori del patto un ruolo importante viene ricoperto dalle scuole di ogni ordine e grado, che promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza. L'obiettivo è proprio quello che le scuole continuino a partecipare in maniera sempre più attiva ai progetti locali di promozione della lettura che vengono realizzati nel territorio. Parlando di quello che è stato fatto proprio nella zona sociale numero 9, lo schema di patto locale per la lettura è stato approvato in conferenza di zona il 9 dicembre dai rappresentanti dei comuni di Campello sul Clidunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Spoleto come comune capofila e anche dal direttore del distretto sanitario di Spoleto, Aslumbria 2. A seguito della conferenza di zona, poi ciascun comune, con propria delibera di giunta, ha approvato lo schema di patto per la lettura. Il comune di Spoleto, in quanto capofila, ha deliberato per ultimo, prendendo atto di quanto fatto dai comuni della propria zona sociale. E nel frattempo poi ciascun comune ha provveduto a contattare i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado afferenti al proprio comune. Dunque, essendo stato necessario sottoscrivere il patto entro il 31 dicembre, termine entro il quale appunto andava a scadenza il patto precedente, si è preferito in prima battuta coinvolgere i soggetti istituzionali, riservandosi però di contattare, tramite la pubblicazione di un avviso, tutti gli altri soggetti previsti proprio all'articolo 4 del patto, e qui li ho tutti elencati, quindi parliamo di associazioni, mondo del volontariato, terzo settore, università, editoria, media locali, librerie, imprenditori, volontari nati per leggere, certificati appunto, quindi che hanno conseguito il corso, e altri soggetti che ne condividono le finalità. Le scuole che non hanno ancora aderito, quindi pensiamo nel nostro territorio, le scuole paritarie e ce ne sono diverse, e tutti i soggetti aventi esperienze e professionalità nel settore dell'inclusione sociale e socioculturale anche attraverso la lettura, l'editoria e la cultura. Il patto dunque è stato sottoscritto con firma digitale il 24 dicembre dai sindaci dei comuni della zona sociale 9, dal direttore del distretto sanitario di Spoleto e dai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado della zona sociale 9 e anche dalla cooperativa Sistema Museo che attualmente gestisce le biblioteche di Campello sul Clidunno, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ed è stato inserito nel registro degli atti privati del comune di Spoleto. Ora passiamo a un'altra tematica, le leve del fundraising. Abbiamo avuto questa grande opportunità proprio un paio di settimane fa di partecipare al corso sul fundraising.
come questo corso si relaziona con il patto locale per la lettura. Bene, sicuramente ha ampliato le nostre conoscenze su un ambito ancora inesplorato, facendoci cogliere proprio le potenzialità di questo strumento, sicuramente utile per l'attuazione dei progetti di promozione della lettura previsti nel patto. Il fundraising, che cos'è? È un'attività strategica che serve a reperire risorse finanziarie e che ha come scopo ultimo, come finalità principale, appunto garantire la sostenibilità nel tempo di quella che noi chiamiamo causa sociale, che per noi è proprio la promozione della lettura, dell'organizzazione che persegue questa causa sociale e mira a produrre un valore aggiunto per i beneficiari delle nostre attività, per i sostenitori che le finanziano e per la comunità nel suo complesso. Perché le reti di lettura dovrebbero fare fundraising? Dovrebbero farlo perché proprio attorno alla promozione della lettura c'è grande attenzione e voglia di attivarsi su più fronti, con il coinvolgimento, lo abbiamo proprio visto con questo progetto, di più professionalità. Noi abbiamo parlato con pediatri, famiglie, associazioni culturali, biblioteche. E proprio perché non esiste un unico modello di fundraising, ma ne esistono di differenti, basati sulle caratteristiche di un'organizzazione e dei mercati ai quali fa riferimento, dobbiamo saper scegliere quello più consono a perseguire le nostre finalità, cioè quello che meglio si adatta al contesto al quale ci rivolgiamo. Quando quindi ci prefiggiamo di realizzare un progetto, accanto alla mission, quindi che cosa vogliamo fare, che impatto vogliamo raggiungere con il nostro progetto, deve essere ben chiara e strutturata anche la parte relativa alla raccolta fondi. Una frase che più volte è ricorsa durante il corso di formazione è no mission, no money, no money, no mission, cioè se non c'è un progetto forte, chiaro, ben comunicato, difficilmente troveremo chi lo finanzia, quindi chi mette dei soldi e chi investe. E nello stesso tempo, se non siamo in grado di saper fare questa raccolta fondi, difficilmente riusciremo a realizzare i progetti magari che abbiamo. Quindi proprio perché il fundraising è la nobile arte dell'insegnare il piacere di donare, sta a noi saper promuovere la cultura della donazione, dando valore alla nostra causa sociale, che è quella della promozione della lettura. Sapendo quindi illustrare il valore aggiunto prodotto a livello sociale di comunità, per i beneficiari, per i sostenitori e per la comunità appunto nel suo complesso. Nell'ottica della realizzazione dei progetti previsti nel patto locale per la lettura, la raccolta fondi ha valenza quindi pari proprio alla progettazione culturale. E a questo proposito forse sarebbe produttivo provare a sperimentare un'azione congiunta e coordinata almeno tra i soggetti istituzionali della nostra zona sociale, affinché la stessa abbia un peso e una ricaduta maggiore, poiché il bacino della zona sociale è più rilevante di una singola entità e quindi si eviterebbe di disperdere energie. Quindi creare una sorta di rete già soltanto con i comuni, diciamo, no? Potrebbe essere un inizio per fare fundraising, anche per non disperdere energie e rivolgersi compatti a eventuali finanziatori. Io colgo l'occasione per ringraziare dell'opportunità che ci è stata data di una formazione continua realizzata nell'ambito del progetto appunto Comunità per la Lettura 06, per noi è stata una grande occasione. E, in pochissime parole vi racconto che cosa abbiamo fatto noi come biblioteca proprio dopo aver partecipato a questi corsi di cui si è parlato nel pomeriggio. Dopo aver seguito il corso di Cristina Bambini, quindi promozione della lettura 06 in famiglia, utilizzando i social, per esempio abbiamo inserito una sezione dedicata alle proposte di lettura per i più piccoli, proprio all'interno della newsletter della biblioteca, dove appunto suggeriamo, facciamo proposte di lettura sui nuovi arrivi, su varie tipologie di libri, quindi anche libri in simboli, in book, silent book e albi illustrati. Inoltre, a seguito della partecipazione al corso sull'introduzione della comunicazione aumentativa alternativa agli ebook, abbiamo sicuramente acquisito una maggiore competenza nel loro utilizzo e proponendoli anche nelle attività svolte all'aperto durante l'estate
per tutti i bambini e registrando un interesse sempre crescente. Nel corso dei mesi luglio, agosto e settembre abbiamo fatto un'iniziativa che si è ripetuta settimanalmente, Letture al Parco, dove abbiamo avuto l'opportunità di incontrare molte famiglie, molti bambini, e quindi all'interno di questi incontri noi proponevamo sempre anche i libri in book e in simboli a tutti i bambini, e vedevamo che c'era un grande riscontro, quindi di interesse, di curiosità, di attenzione. Come è stato ricordato, entrambi i corsi sono stati realizzati dall'AIBE Umbria per conto dell'ACP Umbria. Abbiamo inoltre organizzato, in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, un incontro dal titolo Andiamo dritti alle storie, in book albi illustrati altre meraviglie, che è stato proprio tenuto da Roberta Palazzi, una delle relatrici del corso. E questo corso è stato rivolto ai genitori, ai docenti e agli educatori. Inoltre, come già diciamo facevamo in precedenza, abbiamo continuato ad implementare lo scaffale degli ebook e dei libri in simboli, anche grazie proprio ai volumi donati dalla Regione Umbria nell'ambito del progetto Comunità per la Lettura 06. In qualità poi di referente del progetto Nati per Leggere per la zona sociale numero 9, ho potuto registrare un grande interesse per la partecipazione al corso base per volontari nati per leggere da parte sia dei genitori, docenti, ostetriche, educatori, e addirittura noi abbiamo creato una sorta di lista di attesa di persone che avrebbero proprio il desiderio di poter partecipare a queste lezioni. Benissimo, grazie Marianna per questo, ci ha raccontato tutte le attività che avete messo in campo, anche per questa bellissima esperienza, insomma, anche con Andiamo dritti alle storie, e per averci dato anche questo spaccato del patto per la lettura, dove effettivamente si va a sintetizzare tutto questo percorso, no, che è stato intrapreso dal progetto Comunità per la Lettura, e che è stato di grande stimolo, no, per dare avvio anche al piano regionale e via dicendo. E peraltro, ecco, questi patti sono in corso di sottoscrizione in tutte le zone sociali per l'Umbria. Grazie per questa testimonianza. Io vorrei per le conclusioni richiamare qui il dottor Corrado Rossetti. Corrado? Dimmi. E vorrei a questo punto ridarti la parola a te per la chiusura di questo bellissimo incontro, dove ricordo noi abbiamo sentito, ecco, i nostri amici che erano qui con noi, che hanno rappresentato le varie figure professionali che sono state coinvolte nel progetto, che sono tantissime, tantissimi altri colleghi bibliotecari, altri logopedisti, ostetriche. Veramente c'è stato un mondo che si è mosso in questo periodo e che continuerà attraverso questa comunità per la lettura 06 a raggiungere importanti risultati in mondo. Prego Corrado. Io direi che non ho moltissimo da dire, perché è stato detto tantissime cose, tantissime esperienze fatte da tanti punti di vista completamente diversi, che era un po' il nostro obiettivo, no? La comunità per la lettura vuol dire coinvolgere diverse figure, sia professionali che del volontariato, del terzo settore, delle istituzioni. E mi sembra che le cose che ci sono venute a raccontare oggi dai rappresentanti dei vari gruppi che abbiamo coinvolto sono state estremamente esaustive. Io spero che questo viaggio, che è stato un viaggio molto bello, questi 14 mesi impegnativi da un punto di vista organizzativo, ma anche molto piacevoli da un punto di vista delle relazioni, e poi soprattutto la sensazione è di aver investito bene queste risorse che avevamo raggiunto, perché mi sembra che le persone coinvolte hanno realizzato anche più di quanto non sperassi, hanno capito perfettamente, stanno realizzando delle attività che io non pensavo potesse essere possibile fare nel nostro territorio, quindi personalmente sono molto soddisfatto. Spero che, è vero come diceva qualcuno prima, il progetto finisce domani, dopodomani, però in realtà la nostra idea è che questa attività di promozione continui all'infinito, richiamando sempre più risorse, sia umane che anche economiche, come dicevo ultimamente la Bucchi, perché poi possa andare a sistema e possa diventare uno degli obiettivi della nostra vita educativa, della nostra vita, per noi che ci occupiamo di infanzia, di una delle attività principali nella promozione della salute. Grazie a tutti.
Grazie dottor Rossetti, un saluto a tutti quanti. Qui ci chiedono se per chi non ha potuto partecipare se è possibile riascoltare questo incontro. Con noi c'è anche il nostro caro compagno di viaggio Gabriele De Leris, membro del coordinamento regionale Nati per Leggere, che dovrebbe aver registrato, quindi raccoglieremo eventualmente il consenso, insomma, da parte degli intervenuti a poter diffondere eventualmente la registrazione dell'iniziativa o renderla disponibile a chi lo richiede. Io vi ringrazio a tutti quanti e manteniamoci tutti in contatto e comunque da domani si riprende a buon ritmo. Grazie a tutti ancora, a presto, arrivederci.